Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, la Chiesa nella Città. Iniziamo subito con una grande festa che inaugura, come ormai è tradizione, il mese di giugno per la nostra Chiesa ambrosiana. E allora andiamo insieme ad altri 50.000 a San Siro, allo Stadio Meazza. La vita si può paragonare a una partita di calcio che si può e si deve vincere, ma la partita la devi giocare tu. L'anno scorso a San Siro con i Cresimandi c'era Benedetto XVI, quindi questa è un po' la prima volta del cardinale Scola con i 50.000 che affollano gli spalti di San Siro. Cresimandi, Cresimati, a cui l'arcivescovo si rivolge direttamente, e poi educatori, genitori, sacerdoti, suore, insieme nell'entusiasmo che travolge. Aspetti il cardinale, sei emozionata? Sì, se potessi incontrarlo proprio vicino, cosa gli diresti? Eh, che sono felice di essere qui. E che mi piacerebbe conoscerlo molto. In questo stadio giocano le loro partite le più grandi squadre di calcio del mondo. Tu, che hai ricevuto la cresima, devi fare il salto della fede, titolo del cammino preparatorio 2013. Devi sentire, sottolinea il Cardinale, che lo spirito ti è vicino e ti aiuti in ogni momento, spiega poi ai Perché ragazzi. Tu qui giochi la partita più importante di tutte. Che è la partita della vita. Un invito ad andare avanti, anche forse soprattutto quando si ha tutta la vita davanti. Una partita da giocare insieme con generosità. Al termine i ragazzi lasciano le loro offerte per costruire un nuovo oratorio nella parrocchia Jesus di Min Maestro di Huacho in Perù e con quello spirito che rende liberi. La vita è tutta davanti a voi come una partita tutta da giocare. Giocala tu, ma giocala insieme. E allora il dono dello Spirito vi renderà uomini e donne solidi, capaci di amare, di costruire. Questo è il senso della vita. Catechista, che cosa vuol dire essere qui con tanti ragazzi della Cresima? Ma credo che sia un segno per loro e anche per, per gli adulti e per tutti, no? un segno di fede che si può vedere immediatamente. Il Cardinale, proprio parlando dell'iniziazione cristiana, ha detto: corre una comunità educante che coinvolga tutti, ovviamente i catechisti. Il ruolo dell'educatore è sempre un po' a doppio taglio, no? si pensa che serva una qualificazione, una preparazione, una eh, competenza specifica, in realtà poi siamo sempre educatori, tutti i giorni, in tutti i gesti che facciamo, anche solo quando siamo nella nostra vita normale e quello che dico sempre ai ragazzi è che la gente ci guarda e vede in noi i frutti di quello che siamo. Quindi siamo educatori sempre, tutti i giorni, anche quando non pensiamo di esserlo. Per cui pensiamo bene a cosa facciamo perché i ragazzi ci guardano. E ora cambiamo argomento dagli spalti di Salsiro, scendiamo nella Milano paleocristiana dal primo millennio a oggi, al terzo cioè, e scopriamo insieme perché. Milano città archeologica di importanza nevralgica in epoca romana e nel cosiddetto tardo antico soprattutto quando, tra il 286 e il 402, la città fu sede della corte imperiale. E allora, tra passato remoto e futuro, questa Milano si mostra. E così si inaugura un primo spazio, con reperti archeologici unici, nel sottosuolo della Basilica di Sant'Eustorgio, e si presenta l'intero progetto Milano Archeologia per Expo 2015 che vede coinvolti Regione Lombardia, il Comune di Milano, l'Arcidiocesi Ambrosiana, l'Università Statale, la Cattolica e il Politecnico, con un finanziamento della Fondazione Cariplo. Il ruolo della Curia è un ruolo di coordinamento tra le realtà ecclesiastiche che gravitano sul territorio della città di Milano in questa occasione perché stiamo parlando di un progetto di eh, studio e valorizzazione delle aree archeologiche della città di Milano, per cui è una cosa mh, particolare, molto interessante, soprattutto dal nostro punto di vista come realtà di chiesa locale, perché celebriamo anche la memoria del rescritto del 313, per cui eh, riscopriamo assieme... Le radici comuni di una Milano romana nel momento in cui eh, i culti, tutti i culti, possono dichiararsi pubblicamente nella loro realtà. La Regione ha contribuito diciamo, con un contributo mh, cospicuo a questo progetto proprio perché ci crede molto. Secondo me l'aspetto molto positivo è che si sono unite le sinergie, quindi tra Comune, Regione, privati, la Curia, per garantire insieme la realizzazione di un progetto di ampio respiro appunto per rendere visibili e fruibili le tracce, molte in verità e ampiamente sconosciute, che sopravvivono nella cerchia dei bastioni, nel tessuto edilizio cittadino, custodite talvolta nei piani interrati di edifici di culto, nelle grandi basiliche paleocristiane, ma anche nella metropolitana o addirittura in contesti privati. È partito questo progetto che si divide diciamo, in tre una prima parte di ricognizione, non semplice, la semplice elencazione, ma proprio la ricognizione sistematica, la documentazione di qual è lo stato. Una fase di conoscenza che ha nella memoria eh, degli archivi della Soprintendenza Archeologica una parte molto importante di documentazione e poi una fase in cui si arriverà a determinare un piano di valorizzazione che naturalmente deve tener conto dell'accessibilità di alcune aree che sono all'interno di proprietà privata. E così l'obiettivo che si radica in un altro millennio è anche in vista di Expo 2015. Milioni di visitatori che, soprattutto nel 2015, verranno a visitare Milano, alcuni di loro lo faranno per la prima volta e quindi devono essere messi in grado di ricostruire e riconoscere quella che è stata la storia di Milano nel corso dei secoli. Rimaniamo nell'ambito dell'anno costantiniano, lo abbiamo sentito richiamare prima eh, nei 1700 anni dall'editto di Milano con la pubblicazione di un volumetto che eh, state vedendo in questo momento. Infatti in questi giorni è stato edito da Centro Ambrosiano il volume che intende fare memoria della storica del, visita del patriarca ecumenico Bartolomeo a Milano del 14-16 maggio scorsi, eh, visita che è stata effettuata proprio nell'anno costantiniano. Chiesa in dialogo per la vita buona delle nostre città, il titolo molto chiaro del saggio che ha al cuore i testi della lezione magistralis a due voci, tenuta dal patriarca e eh, dal cardinale Scole, dedicata alla libertà religiosa, ma non solo, stiamo proprio vedendo le immagini di eh, quei momenti di incontro molto belli. Nelle oltre 70 pagine troverete, chi lo vorrà, anche altri interventi in appendice della Due Giorni: un modo per riflettere ancora una volta ed è importante sul dialogo tra le fedi e anche sull'edificazione di una vita e di una società autenticamente giusta e libera. E noi rimaniamo in qualche modo ancora legati ai temi del dialogo perché lunedì 17 giugno alle ore 9 prende il via una o due giorni di grandissima importanza perché il cardinale Scola presiede a Milano nella nostra città ed è la prima volta al Comitato internazionale della Fondazione. Oasis, presso l'Università degli Studi che è in via Festa del Perdono al 7 a Milano. Ebbene, con inizio alle ore 8, con una messa nella Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore, ma poi la prosecuzione alle 9.30 vi sarà eh, anche una lezione del cardinale stesso fare sintesi la missione dell'Europa, poi nel pomeriggio dibattiti alle 12.30 di lunedì 17 una conferenza stampa. I lavori proseguiranno martedì 18 giugno, sempre con la messa, si inizia la mattinata nella Basilica dei Santi Apostoli Nazzaro Maggiore e poi presso la sala napoleonica dell'Università degli Studi che si trova in via Sant'Antonio 10. A Milano, eh, sessioni di interventi liberi e eh, concluderà la giornata sempre l'arcivescovo eh, con le sue conclusioni. Parteciperanno moltissime figure di livello veramente internazionale. Voglio solo citare, oltre al cardinale, per esempio il cardinale Antonio Nagib, che è il patriarca emerito di eh, Alessandria dei Copti in Egitto, e poi il cardinale Keham che è l'arcivescovo di Nahir. Duba in Nigeria, ma poi anche l'arcivescovo di Algeri e il vescovo ausiliare del patriarca di Gerusalemme eh, per la Giordania, Laham, e ancora Paul Hinder, eh, monsignor Hinder, che era il vicario apostolico per l'Arabia meridionale, proprio per parlare di pace e di dialogo tra le due sponde del Mediterraneo. Quindi insomma una cosa davvero, è un evento davvero importante. E ora cambiamo ancora argomento. Per chi ci ascolta di giovedì in diretta l'evento deve ancora succedere, ma in ogni caso 10 piazze per 10 comandamenti sbarca a Milano, sabato sera in piazza del Duomo. Eppure questo momento è stato anche un modo per riflettere già adesso su un tema caldo, come ricordarsi di santificare le feste. Vediamo. Un momento di coinvolgimento popolare, innovativo, sospeso tra fede, spiritualità e spettacolo intelligente. Dieci piazze per Dieci Comandamenti. Riparte da Milano, dopo essere già approdato a Roma, Napoli e Verona. L'iniziativa, promossa dal Rinnovamento nello Spirito in collaborazione col Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, è in piazza del Duomo l'8 giugno alle 20.30. E il comandamento che verrà approfondito è Ricordati di santificare le feste. L'evento è stato presentato in curia con il Cardinale Scola e il Presidente nazionale del Rinnovamento dello Spirito, entrambi presenti all'evento, come anche il sindaco Pisapia e molti intellettuali, giornalisti, attori e cantanti. Per dire che la festa, come ha spiegato l'Arcivescovo, è dimensione costitutiva dell'umano, insieme al lavoro e agli affetti. Insomma, assai più di un weekend è la festa. E basti pensare a quanto il concetto della domenica, giorno del Signore, abbia a che fare con la vita reale, quotidiana, per esempio con la discussa apertura degli esercizi commerciali. Il riposo non può non avere strutturalmente una dimensione sociale, relazionale. Non ha nessun senso che il padre riposi la domenica, la mamma il giovedì e il figlio il venerdì. Il desiderio è quello di ridire... Il valore della vita, il valore di una vita vissuta piena di significati, di ideali, alti, nobili, quelli che spesso non riscontriamo più nelle nostre città, nelle nostre comunità. Senza fare spazio a Dio il giorno della domenica noi non possiamo vivere e mi sembra un po' diverso rispetto alla parola weekend, che è appunto una bella espressione della caduta nella, nel generico e, e nell'indeterminatezza della nostra cultura europea e forse non è uno degli ultimi motivi per cui l'Europa è stanca. Siamo arrivati adesso alla conclusione della prima parte del nostro programma, ma rimanete con noi. Eh, ora due minuti di pubblicità, a tra pochissimo. ritrovati con la chiesa nella città adesso andiamo in una realtà che onora veramente le nostre terre e eh, con un servizio che permettetemi di dirlo mi è molto caro, molto caro è la realtà della nostra famiglia dove è arrivato il cardinale per festeggiare i 50 anni a Bosisio Parini FG. Il bene deve essere fatto bene, diceva il beato Luigi Monza, fondatore della nostra famiglia, e oggi nella sede di Bosisio Parini gli anni di questo bene sono 50. E allora arriva il cardinale, si ricorda il passato ma si guarda decisamente con fiducia al futuro. Un domani sempre più all'avanguardia nella cura, come accade all'IRCS intitolato Eugenio Medea, grande neuropatologo, dove si ha davvero la sensazione di un ospedale amico e di una famiglia di famiglie, soprattutto per i più piccoli. Ci piace quando ci dicono bravo perché ci sentiamo più coraggiosi e forti. I posti letto nell'Istituto Scientifico sono 112 attualmente, stiamo eh, ristrutturando un padiglione. Eh, con la speranza che poi eh, eh, i posti, alcuni posti aumentino perché abbiamo una lunga lista d'attesa. Poi abbiamo eh, il centro di riabilitazione che attualmente ha 40 bambini residenti e 250 bambini diurni. A tutti voi, a ciascuno di voi. Soprattutto a quelli che in questo momento fanno un pochino più di fatica, voglio dire che l'Arcivescovo vuole bene, vuole bene a ciascuno, a uno a uno. Un impegno, quello della nostra famiglia, che è data nel complesso da oltre 60 anni, con 35 sedi in Italia, attualmente 25.000 pazienti l'anno, soprattutto quelli nell'età evolutiva. Basti pensare ai 40.000 interventi riabilitativi ambulatoriali erogati per l'età infantile. E allora l'arcivescovo risponde alle domande dei genitori dei piccoli ricoverati, qualcuna davvero straziante e poi dei medici, dei volontari, degli studenti. Don Monza diceva fare bene il bene, questo fa bene alla società, a sì, tutti. Certo, certo certamente eh, luoghi come questi eh, sono paradigmatici in questo tempo di trasformazione dentro la nostra società plurale per cercare di capire come stare al meglio insieme tra gente che ha visioni diverse della vita e come costruire comunque una vita buona eh, appunto per il bene di tutti ancora con la nostra Milano generosa del farsi prossimo perché il 12-13 giugno Volontari Cercasi per l'iniziativa 3P cosa vuol dire P pane, parola, poveri. I ragazzi di Azione Cattolica sono l'unico gruppo che opera di mattina eh, nel centro di Milano per soccorrere con una bevanda calda e eh, panini coloro che hanno passato la notte. Per le strade e quindi appunto cercano volontari. Eh, si invita a vivere un'esperienza di fede e di generosità a giovani 3 p chiocciola eh, Abbiamo detto 12-13 giugno, ma si rincomincia a settembre. Ogni secondo e quarto mercoledì di ogni mese sarà. E adesso per rimanere nell'ambito di un essere cristiani per le vie della città la celebrazione del corpus domini al Gallaratese dove 30 anni fa era giunto il beato Giovanni Paolo II. Dopo 30 anni è tutto diverso. Il panorama metropolitano è mutato profondamente, ma la fede della gente del Gallaratese si mostra ancora per intero. Un fiume di oltre 5.000 persone che si raccolgono dapprima per la celebrazione eucaristica nella chiesa dei Santi Martiri a Nauniesi e che percorrendo in processione le vie arriva alla parrocchia Maria Regina Pacis, dove appunto nel 1983 il beato Giovanni Paolo II celebrò l'eucarestia. Presente allora anche Madre Teresa di Calcutta. Ed è per ricordare proprio questo straordinario evento di grazia che la processione del Corpus Domini 2013 si svolge nel territorio della comunità pastorale Trasfigurazione del Signore. Il cardinale porta il prezioso ostensorio con l'Eucarestia, si compie l'adorazione. Si prega anche con le parole delle quattro Costituzioni conciliari del Vaticano II. Ci sono i gonfaloni, i rappresentanti delle massime autorità civili locali, delle associazioni, dei movimenti, i seminaristi, i sacerdoti, ma soprattutto tanta gente. A tutti il cardinale dice, questo è un gesto pubblico che vince le nostre ansie. In questa processione l'ansia che per molti a causa della grave situazione diventa angoscia è vinta. Davvero Gesù ci indica la vocazione a vivere la nostra esistenza come dono. E così il cardinale cita Papa Francesco. La povertà per noi cristiani non è una categoria sociologica o filosofica o culturale, no. Una chiesa povera per i poveri, ha detto il Papa, incomincia ad andare verso la carne di Cristo. Un andare incontro all'umano che prefigura ciò che sarà il cammino pastorale che ci attende come Chiesa Ambrosiana. Infatti il campo è il mondo. Da 30 anni a questa parte, questo quartiere ha subito un imponente sviluppo, anche grazie all'azione delle sue parrocchie. È diventato un quartiere reale, un punto di incontro effettivo. Un luogo di edificazione di chiesa e di contribuzione alla vita cittadina. Riceviamo e volentieri segnaliamo giovedì 13 giugno alle ore 10.30 presso il convento Sant'Antonio dell'Ordine Francescano dei Fratti Minori, che si trova in Via Farini 10 a Milano, la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale nella festa liturgica di Sant'Antonio da Padova. E ora vogliamo proporvi un'intervista perché è stato costituito in Lombardia un luogo di confronto importante, il tavolo permanente sulla parità che si riunirà ogni due mesi. Si parla di scuola, di diritti, specie dopo il referendum di Bologna dove hanno prevalso coloro che vogliono abolire il finanziamento alle materne paritarie. Ascoltiamo. In Regione Lombardia, guidati dall'assessore Valentina Prea e dal suo staff, si è costituito un tavolo di riflessione dove vede presenti i presidenti di tutte le associazioni della scuola, sia statale che paritaria. Per quale ragione? Per riflettere insieme e avviare un processo di studio anzitutto a livello culturale. Perché la parità comincia oramai a essere sempre più evidente, essere un problema culturale. Bologna fa la storia. Ecco proprio Bologna, quello che è stato il referendum a Bologna. Eh, diciamo, eh implica una riflessione ulteriore forse? Sì, si sì, domanda un cambio forse di attenzione in questa riflessione. Per anni ci siamo concentrati sul pluralismo educativo, sulla buona scuola pubblica statale, sulla buona scuola pubblica paritaria, pensando che fosse scontato che il sistema scolastico italiano, come avviene in tutta Europa, almeno riconoscesse la presenza di queste due scuole, anche se non tutelava e non tutela tutt'oggi la libertà di scelta della famiglia. Perché bisogna cambiare? Spazio di riflessione e punto di partenza, perché vediamo che le istituzioni politiche hanno ben chiaro questa ingiustizia sociale e attraverso questi tavoli e la loro vicinanza hanno avviato una riflessione. Quello che stupisce è che l'ideologia di pochi, invece, che parte dalla base, rischia di mh, confondere molto di più e allora. Che cosa il referendum di Bologna sta attaccando? Che cosa la zona 6 di Milano chiedendo ehm, attraverso una mozione d'urgenza l'eliminazione della dotte scuola sta, ci stanno dicendo? Ci stanno parlando di un attacco alla famiglia. Di una famiglia che ha il diritto e il dovere per la Costituzione italiana di educare i propri figli, ma questo diritto da anni, non gli, pur riconosciuto, non gli viene garantito, oggi addirittura è seriamente compromesso il diritto stesso. Siamo giunti ora al momento del Vangelo domenicale e della parola di Dio eh, spiegata da Monsignor Carnevali, con una piccola avvertenza perché in questo periodo dell'anno dopo Pentecoste si compie eh, nella liturgia un cammino che lega strettamente il Vangelo con la prima lettura. E allora, in questa domenica, eh, diciamo così, il legame è il concetto del peccato da Genesi 3, il terzo capitolo della Genesi nella prima lettura e questo ha deciso di approfondire Monsignor Carnevali che state per ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui... Sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'Angelo del Signore. La prima lettura della messa di questa domenica ci presenta il racconto del peccato originale, che si propone anche a noi come il modello del peccato. Che cosa genera il peccato originale? Credo. Certamente la mancanza di fiducia in Dio. Ci si fida di più della parola del serpente, della sua presenza, delle sue promesse e si incomincia a sospettare di Dio. Dio non vuole il nostro bene, si pensa. Dio ci vuole tenere bambini sottomessi. Dio vuole far valere la sua autorità, vuole limitarci nella nostra libertà. E più allora ci si fida del serpente, ci si affida a Lui. Credo che questo sia anche la radice del nostro peccato, è il non seguire la parola di Dio, pensando che altre parole sono migliori, sono più avvincenti, possono darci di più. Per fortuna Dio continua a volerci bene, offre gli abiti di pelle alle, ai primi uomini, offre promessa di salvezza e soprattutto realizza questa promessa di salvezza, come ci ha presentato la pagina del Vangelo in Gesù che viene per salvarci, per donarci la vita. Paolo ci dice dove abbondò il peccato sovrabbonda la grazia. Il Signore viene per salvarci. Dobbiamo allora avere gratitudine per Lui, per la, sua, per la salvezza che ci ha donato e dobbiamo fidarci di Lui, lasciando da parte tutte le parole dei vari serpenti che attentano la nostra libertà. Bene, con il commento al Vangelo dalla parrocchia Santa Maria Assunta alla Chiarella, che è sede del vicariato di zona pastorale Sesta, abbiamo concluso. Io vi do appuntamento come sempre giovedì prossimo alle 18.30, e poi con le repliche. Gli orari li potete trovare su www.telenova.it e anche sul portale della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it. Arrivederci, grazie per averci seguito, a settimana prossima!